Urban Smart Mobility and Vending a Venditalia. E io sono Laura Laposta, caporedattrice del Sole 24 Ore, responsabile dell'inserto Rapporti 24, quindi anche di tutti i rapporti sullo sviluppo sostenibile del Sole 24 Ore pubblicati ogni due mesi con regolarità da 12 anni. Ho quindi accolto con grande interesse l'invito di DIA Design Group di presentare questa nuova soluzione veramente molto innovativa sul fronte della Smart City e del vending applicato ai nuovi bisogni dei consumatori, che sono dei bisogni molteplici, molto ricchi, molto diversi dai precedenti, in particolare sul fronte dei millennial, ma che sono anche degli obiettivi importanti che dobbiamo raggiungere a livello comunitario. In particolare sul fronte degli obiettivi di sviluppo sostenibile abbiamo dei vincoli europei e quello dei trasporti, bisogna arrivare al 21% di energia pulita al 2030, parte da un dato molto basso attuale che è il 6,4% del 2015, quindi vedete bene che mentre su altri fronti dello sviluppo sostenibile il nostro paese è molto avanti, in particolare sul fotovoltaico, sull'energia pulita, sui trasporti invece siamo molto indietro. Si prevede quindi un grande piano anche favorito dal nuovo governo, che l'ha messo tra i primi posti dei suoi obiettivi di azione politica, si prevede un grande piano di incentivi alla mobilità pulita, alla mobilità elettrica e ibrida. Quindi ci sarà un grande piano di elettrificazione del paese attraverso migliaia e migliaia di colonnine elettriche, così come si è fatto in tutta l'Asia, in Giappone in particolare, e così come sta facendo la Cina. Nel momento in cui ci sarà questo affollamento di colonnine elettriche per ricaricare le auto pulite che circoleranno sulle nostre strade, si apriranno spazi anche per rendere queste postazioni di ricarica non solo momenti passivi di consumo e ricarica che dureranno 15-20 minuti, ricordiamolo, ma anche occasioni di aggregazione sociale, soddisfacimento di nuovi bisogni, come anche la ricarica dei cellulari, un momento di sosta, l'accesso a una parafarmacia. Vedete, ecco alle nostre spalle tutte queste soluzioni che naturalmente sono incentrate sulle soluzioni del vending che voi vedete in questa bellissima fiera e di cui l'Italia è il leader mondiale, ma aggregate insieme per la prima volta, tutte insieme in modo intelligente per entrare nella Smart City da protagonista. Quindi siamo alla nascita di un nuovo segmento di consumi e industriale, un nuovo modello di business per il vostro settore, il vending. Quindi io do subito la parola ai tre padroni di casa che ci salutano e poi entriamo più nel dettaglio per vedere questo nuovo segmento di business per il vostro comparto come potrebbe svilupparsi. Do subito la parola a Paolo Borgio, che è direttore commerciale di Fiera Milano, il padrone delle mura in cui stiamo camminando. Prego. Buongiorno a tutti, a nome di Fiera Milano do il benvenuto a Venditalia e ovviamente ad A Design. La manifestazione va bene, cresce, è importante, siamo molto soddisfatti e lo vediamo da un punto di vista di crescita del numero degli espositori, in crescita del numero dei visitatori, in crescita della presenza sia come espositori che visitatori della parte estera internazionale. La manifestazione va bene perché fondamentalmente abbiamo un'associazione alle spalle molto forte, Confida, molto presente sul mercato, molto operativa, molto concreta, in un forte dialogo appunto con gli operatori. Cresce perché siamo in un settore che è leader, come diceva prima la dottoressa, il mondo del vending in Italia è leader in Italia e nel mondo, e questa leadership l'abbiamo perché c'è anche tanta innovazione. All'interno della manifestazione troviamo tante novità di prodotto, soprattutto di macchine, e quello che ha fatto da design oggi è un elemento di fortissima innovazione dal mio punto di vista. Io sono stato 2-3 anni fa in Giappone e sono rimasto fortemente meravigliato dal numero di vending machine che c'erano lungo la strada,
e dallo sviluppo enorme che aveva il mondo del branding. Ecco, credo che questa formula e questa proposta sia particolarmente innovativa un po' per l'Europa. L'aspetto innovativo che trovo nell'azienda, che è peraltro un'azienda giovane, ha circa 10 anni di storia, sta nel fatto di aver trovato, oltre che una ricerca e sviluppo interna, di aver trovato dei partner forti con cui portarla avanti. Quindi abbiamo Intesa San Paolo, abbiamo Enel, abbiamo l'Università La Sapienza. Si è trovato quello che spesso ci recriminiamo a noi italiani, come dire, una difficoltà a trovare partnership e a lavorare in sinergia l'uno con l'altro. Ecco, quello che ha fatto la Design è esattamente corretto. C'è un tema di green economy che è molto importante e che quindi abbraccia quelli che sono gli sviluppi futuri, e quindi da parte nostra un forte complimento e per il livello di innovazione che troviamo nella manifestazione, per l'attenzione che le aziende hanno verso questa manifestazione, quindi nel portare avanti quelli che sono i progetti di innovazione presentati in questa occasione. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie. Massimo Traplessi, presidente Confida. Allora, questo settore tradizionale, un po' saturo in Italia, ha bisogno di nuovi sbocchi, di nuovi mercati, di nuove soluzioni, non può vivere di solo export. Quindi questa è la sfida dell'innovazione, è la sfida del vostro comparto? Sicuramente sì. Io voglio dare qualche numero per dare l'idea di cosa vuol dire il vending in Italia. Parlavamo di leadership, è un vero made in Italy per il semplice motivo che abbiamo 810.000 macchine installate sul territorio, siamo il primo paese a livello europeo, forse seguiamo soltanto il Giappone, come accennava prima Borgio, per un semplice motivo, che noi non siamo ancora sulla strada. Quindi vogliamo sicuramente crescere, il vending oggi sta cambiando la tecnologia, la machine diventa smart machine, c'è un'interconnessione tra l'utente finale e la macchina, e questo fa sì che oggi il nostro consumatore si avvicini alla macchina con più curiosità, trova molte più possibilità, quindi riesce per la prima volta a crearsi una propria bevanda attraverso un touch, attraverso un'app, e riesce a trovare quello che prima non trovava nel distributore automatico, e tutte queste iniziative che fanno sì che il mondo del vending possa crescere ulteriormente, perché giustamente diceva lei prima che è un mercato saturo, è saturo per quanto riguarda i luoghi chiusi, non è saturo per quanto riguarda i luoghi al pubblico aperti. E queste iniziative come quella di Design dà questa opportunità a tutto il settore, quindi come Confida noi sponsorizziamo queste nuove idee, le sponsorizziamo perché vogliamo sì che il vending diventi sempre più importante nel mondo tradizionale dell'economia, ma soprattutto venga riconosciuto come qualcosa di veramente innovativo e di qualità, perché spesso e volentieri in passato si è associato il vending a poca qualità. Io voglio dirlo in queste occasioni che il vending non è poca qualità, la qualità del vending esiste, non bisogna cercare sempre di, soprattutto l'utente finale o il nostro interlocutore che può essere colui il quale decide di mettere le macchine all'interno di un posto chiuso, lottare sul prezzo, perché il prezzo, spesso e volentieri oggi il consumatore vede un prezzo sulla macchina che non è esattamente quello che viene pagato al gestore che mette la macchina in locazione, ma spesso ci sono dei ristorni, soprattutto a livello pubblico, che danneggiano la qualità del settore. La macchina del caffè permette, o la macchina dello snack permette, di dare un servizio di qualità se il consumatore finale o chi decide di mettere la macchina permette di avere un prezzo giusto. Assolutamente. Vogliamo tutti una fetta piccola di una torta più grande, e l'obiettivo è far crescere la torta, quindi molto giusto. Ernesto Piloni, presidente di Venditalia, organizzatore di questa manifestazione, avete numeri record? Abbiamo numeri record, il 2018 è anche il ventennale della manifestazione, siamo alla 10ª edizione. Abbiamo oltre 300 aziende rappresentate provenienti da 20 paesi e una percentuale altissima di nuovi espositori, oltre 60, per cui ben una percentuale di rilievo. Dia Design dimostra che la manifestazione si rivolge
sempre al futuro, cerca di creare chiaramente abitudini, capisce quali sono i trend di mercato e le esigenze. Queste urban mobility sono sicuramente un approccio al cliente e alla popolazione che saranno di grande impatto. Benissimo, grazie. Allora io vi lascio liberi di andare in fiera da altri clienti e vi ringrazio e chiamo qui, prima di dare la parola al presidente Porrello, chiamo i relatori della tavola rotonda successiva pregando di spegnere il microfono, grazie. Perfetto, allora Leonardo Valle. Benissimo. Allora, il professore Fabio Massimo Frattale Mascioli, responsabile POMOS, Università della Sapienza, ci siamo già salutati prima, prego, grazie, vicino a me. Ingegner Ruggero Ricchioni, è proprio lui? È venuto Ruggero, va benissimo, grazie. Head of Industry Innovation e l'Innovation Center di Banca Intesa San Paolo. E Daniele Rossato di NX. Benissimo. Lasciamo la parola adesso a Via Design Group che ci spiega nel dettaglio questa soluzione. Noi ci seguiamo. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Un saluto da parte del CEO di Via Design Group, Dino Porrello. Grazie. Allora, per prima cosa voglio ringraziare tutti quanti voi che siete qui presenti. Buongiorno a tutti. Avvicini il microfono. Io voglio innanzitutto ringraziare Laura per aver accolto l'invito a presentare questi importanti progetti. Laura La Posta è un'illustre giornalista del 24 ore, premiata per la sua grande idea innovativa e sociale. Grazie. Voglio salutare e ringraziare i rappresentanti delle istituzioni che hanno deciso di essere presenti e dare un contributo a questa iniziativa. La Dia Design è un'azienda leader in Europa. Grazie all'innovazione continua che ha nella distribuzione automatica. Nello stand che abbiamo qui di fronte, esponiamo tutte le novità del vending, dall'indoor al comparto dell'outdoor. E abbiamo dato uno spazio al settore dell'Horeca e dell'OCS che sta avendo un incremento molto interessante, dove noi cerchiamo di dare, oltre alle strutture, anche un design del Made in Italy. Oggi qui nello stand dell'innovazione, con soddisfazione vedo realizzate le mie idee e progetto legate all'urban vending. Il merito va dato a molti miei collaboratori, in particolar modo a una persona che ho voluto fortemente alla guida della mia azienda, persona di grande esperienza, Leonardo Valle. È una persona molto ambiziosa, che ha scelto il mondo della distribuzione automatica per le tante possibilità di sviluppo in progetti innovativi. E per essere vincenti ha creato intorno a sé una squadra di professionisti che oggi sono qui presenti. Grazie. Con il loro supporto gli obiettivi si amplificheranno in grandi progetti per far crescere nuovi stimoli per fare business. Concretizzeranno e rafforzeranno le idee del suo giusto percorso rendendoli attuali. Leonardo Valle ha coinvolto oggi parte di grande rilievo, che sono tutti qui presenti e voglio ringraziare di cuore. Con ciò io voglio chiudere, sono soddisfatto di questa iniziativa che abbiamo avuto
per i nuovi stimoli che stiamo cercando di dare a un canale parallelo al vending tradizionale, che avrà un percorso nell'urban vending. Grazie a tutti. Le idee nascono dalla voglia di fare e dalla passione. Grazie a tutti, sono Leonardo Valle, sono il direttore generale di questa bellissima azienda che è l'Area Design. Adesso entriamo nel vivo della manifestazione, grazie a tutti gli intervenuti. Volevo ringraziare i partner di questo progetto. Mi unisco ai ringraziamenti del CEO della mia azienda, Dino Borrello, perché è il vero motore dell'innovazione di questo settore da una vita, e capisco la sua emozione nel veder realizzato ciò che era nella sua testa ma era difficile da portare. Perché oggi è possibile? Perché questa è la novità. Oggi è possibile perché quello che è stato il drive del paese da sempre, dell'Italia e dell'Europa, cioè l'automotive, ha deciso di migrare sulla mobilità elettrica. Il paese sta virando in modo veloce sulla mobilità elettrica e noi siamo qui oggi insieme ai nostri partner con un'idea che riteniamo vincente. Oggi nasce l'Urban Smart Mobile del Vending. L'Urban Smart Mobile del Vending è un marchio italiano registrato dalla Dia Design Group presso la Società Italiana Brevetti e presso la SIAE. Abbiamo una mission che è chiara: unire l'Urban Vending alla Smart City, perché questo è il futuro che crediamo essere del nostro paese nelle infrastrutture. Abbiamo anche una matrice etica di questa impresa che vogliamo condividere con i nostri ospiti. Noi siamo imprenditori che hanno raggiunto l'apice delle loro attività professionali. Questa è una iniziativa che noi apriamo al vending. Noi diciamo al vending, leader in Italia ed in Europa, che questo è il futuro del vending al di fuori di un mercato che è saturo, come ci ha detto il nostro presidente di Confindustria. Ci sono due scenari: guidare i processi o essere guidati dai processi. La nostra scommessa qui oggi è dire al vending italiano e europeo di guidare il processo dell'innovazione nel nostro paese per quanto riguarda l'infrastruttura elettrica, con un occhio alle nostre eccellenze: l'università, la grande impresa italiana e l'innovazione negli strumenti tecnico-finanziari. E ci abbiamo in casa, in Italia, in Europa, la chiave per guidare questo processo industriale. Questa è la mission. Abbiamo la casa che è questa, abbiamo le tecnologie che sono nostre e abbiamo i leader delle grandi aziende che sono qui oggi. Il nostro sogno è vedere, a partire dalle periferie delle nostre città e non dai centri, questo tipo di tecnologia e di servizio per i cittadini del nostro paese. Lascio la parola a Laura e vi ringrazio tutti di cuore per essere qui. Grazie Leonardo, cerchiamo di capire esattamente di che stiamo parlando. Allora, immaginiamo quindi che Enel, dove posizionereste la colonnina elettrica? Lì di fianco, no? Ipotizziamo questo scenario, no? Un paese pieno di colonnine elettriche, migliaia. Dov'è il microfono? Grazie. Poi, una soluzione del genere che può essere off-grid, ma questo non diciamolo che è off-grid, se no non vi piace. Diciamo che è stand-alone. Ha sopra i pannelli fotovoltaici, quindi può essere completamente autosufficiente, usare energia pulita. Lì, professore mi aiuta a raccontarle, le batterie per l'accumulo. Di che si tratta? Che batterie sono? È acceso? Si sente? Che batterie sono? Proprio 30 allora, secondi. Sono batterie stazionarie, quindi diverse da quelle che fanno per i veicoli, che hanno caratteristiche di compattezza e leggerezza per esigenze di mobilità. Queste sono batterie che sono concepite per durare nel tempo. Sono batterie tradizionali come concezione, che durano 20-25 mila cicli, quindi parliamo di una durata media in vita di 40 anni, quindi sono una sorta di dispositivo monta e dimentica che viene concepito proprio per
installazioni stazionarie per essere legate alla fonte rinnovabile. In questo caso vediamo il fotovoltaico, ma non è limitato al fotovoltaico, potremmo avere il mini eolico, il mini idro, qualsiasi fonte rinnovabile può essere connessa a un dispositivo del genere. Hai parlato giustamente di stand alone off grid, io parlo invece di estensione della rete di distribuzione elettrica, perché vi ricordo solo, poi non voglio entrare più nel tecnico, che i momenti di ricarica del veicolo elettrico sono momenti di massimo consumo, no? Perché è in quel momento che il veicolo richiede potenza, ma io non posso concepire una rete elettrica dimensionandola sulle massime potenze richieste, perché sarebbe estremamente costosa. Il sistema di accumulo è una sorta di tampone, permette di avere una rete di distribuzione elettrica ragionevolmente costosa e permette di fornire potenza in momenti di richiesta di picco, oltre a rappresentare effettivamente una garanzia di sicurezza, perché dà continuità nell'erogazione di potenza. Ecco, ma poi consente anche di immagazzinare energia prodotta dai pannelli fotovoltaici e usarla di notte. Quindi toglie il problema della discontinuità delle fonti rinnovabili. La parola continuità l'ho appena usata, l'hai chiarita molto meglio, consente di fare questo, cioè di evitare che ci siano intervalli in cui io non ho disponibilità di potenza. Perfetto, grazie professore. Poi lì c'è una telecamera, vedete? A Leonardo magari, dov'è Leonardo? Perché volevo chiedergli, allora, questa telecamera e altre, no? Ce n'è un'altra lì, è una telecamera ad alta definizione, chi mi aiuta a capire dove è collegata e come? Dov'è Leonardo? È scomparso, lo chiamiamo. È una telecamera collegata a circuito chiuso a una vostra rete di sorveglianza e mandata in streaming alle centri di controllo delle forze dell'ordine. Quindi un'installazione del genere in una periferia a rischio consente anche di illuminare delle città, dei punti critici con telecamere che consentono l'immediata identificazione non solo di eventuali vandali, ma anche di situazioni di pericolo che possono esserci in queste periferie. Ed è visibile anche, le immagini sono visibili anche su smartphone. Quindi praticamente vedete che è una situazione integrata. Se poi facesse molto molto caldo, molto molto freddo, si potrebbe, vero Presidente, installare questa soluzione, che invece è completamente isolata e magari in ambienti molto sfidanti come la montagna, l'alta montagna, oppure sfidanti al contrario come i paesi arabi dove fa molto caldo, una soluzione del genere completamente isolata, quindi anche con aria condizionata fortissima, praticamente consente di anche avere un'oasi di ristoro mentre c'è la ricarica delle macchine, che dura al momento 20 minuti almeno. Quindi diciamo che è proprio una soluzione modulare, c'è tutto. Poi chi vuole invece vuole, si siede lì, aspetta e può ricaricare il cellulare, perché ci sono impianti anche di ricarica. E capita a tutti francamente di avere il cellulare a zero e di non riuscire, a aver dimenticato anche la ricarica in auto, non ce l'hai, l'hai tolta via, sei a zero, ma noi senza smartphone non sappiamo vivere più. Quindi si va nel panico, e avere una soluzione anche invece di ricarica pubblica come questa, francamente è anche una condizione di sicurezza. Penso anche a noi donne, no? Che francamente sotto una telecamera e di fianco a una presa elettrica ci possiamo sentire più protette, no? Se mi permetti Laura, volevo cogliere le cose che hai detto, perché stai parlando di integrazioni tecnologiche. Prima ho sentito delle cose molto importanti, poi hai parlato di una sfida che è quella del raggiungimento del primo obiettivo comunitario, molto importanti, perché hai parlato di energia e vi ricordo che un sistema di trasporto è un sistema energetico, e tanto più va verso la mobilità elettrica, tanto più si parla di energia elettrica, per cui la sfida è lì dal punto di vista tecnologico. Ma poi hai parlato di altre infrastrutture. Allora, questo elemento adesso lo dico dagli occhi di ricercatori, io dirigo da 10 anni un polo di ricerca che si occupa di mobilità sostenibile. Abbiamo fatto di tutto, da macchine sportive a sistemi di ricarica rapida.
Ma questa occasione qui, bellissima, io il vending non lo conoscevo, oggi scopro un mondo, ho sentito parlare di numeri favolosi, no? 810.000. Ma voglio farla breve, la parola chiave è dal chiuso, dall'indoor all'outdoor. La scoperta, diciamo Leonardo, un collega che chiamarsi Leonardo, la provincia è il nostro riferimento, la scoperta dell'integrazione di questi mondi è favolosa anche vista da ricercatori, perché qui vanno a convergere, chiamiamole infrastrutture telematiche, perché se mi parli di telecamera, raccolta dati, è sì per la sicurezza, ma è anche per il controllo di un territorio, per il monitoraggio di dati locali. Se mi parli di servizi, tanto queste macchinette, io all'inizio mi lagnavo che bisognava prendere la bottiglietta sotto, si incastrava la mano, sono sempre più meravigliosamente robotizzate, ci sono i cestelli che si alzano, ti trattano bene, parlano, fanno di tutto. E quindi sono tecnologicamente avanzate, di bellezza e colori, perché c'è bellezza e colori, e non ci dimentichiamo, noi siamo un paese che viaggia e vive di quello. Quindi questo è un vettore di crescita a tutto campo, dove anche il freddo ingegnere, non lo siamo mai, però tutti dicono che siamo freddi, il freddo ingegnere trova il cimento, no? Trova il modo di parlare di batterie, di sistemi di ricarica, di bellezza, di integrazione, di stimolo. Attenzione. E non solo, ma oltre a integrare, oltre a integrare tecnologie, si integrano idee e persone, non a caso. Hai parlato di integrazione di piccole e medie imprese, sistema vendita, mondo, banche, università, grandi imprese, quindi c'è un connubio che a mio avviso è quello più importante per vettore di crescita. Sicuro, sentiamo Elena adesso magari, così ci racconta questa grande sfida di elettrificare i trasporti del paese. Buongiorno a tutti, sicuramente Enel ha raccolto questa sfida. C'è la volontà da parte di Enel di installare ben 2.800 infrastrutture di ricarica entro la fine dell'anno. Quante? 2.800, e già poi quest'anno, fino ad arrivare a 14.000 infrastrutture di ricarica entro il 2022, questo è il minimo dichiarato. 14.000, esatto. Entro il 2022, comunque. Esatto. Ovunque. Stiamo parlando di un investimento importante che va dai 100 milioni ai 300 milioni di euro finiti. Enel è convinta che con questa operazione si possa dare una mano e si possa smuovere il settore della mobilità elettrica. È fondamentale quindi che una società come la nostra si muova per prima e non arrivi dopo rispetto ad altri. È anche fondamentale quelle che sono le dichiarazioni che sono state fatte anche ad esempio da FCA il 1 giugno, durante la riunione per gli azionisti, dove finalmente anche loro iniziano a sposare questo progetto. C'è la volontà quindi di un sistema di andare verso soluzioni di mobilità elettrica, e questo è molto molto importante. Allora, l'Italia, ricordiamo che è leader delle rinnovabili, voi siete un player mondiale sulle rinnovabili, l'energia pulita l'abbiamo inventata praticamente noi, sia come idroelettrico e sia come geotermia, e abbiamo anche i vostri primi pannelli fotovoltaici di 40 anni fa ancora funzionano, quindi lo sappiamo fare. Le prime auto elettriche sono state create in Italia, purtroppo il produttore nazionale non ha colto la sfida, ma altri player l'hanno fatto, e comunque il mercato è ormai globale ed è una marcia inarrestabile. Quindi queste cose le sappiamo fare, sono tutte esistenti, quello che vediamo è tutto già esistente, si tratta di integrarli, no? Integrarli. Ma la sfida qual è? Arriveranno degli incentivi europei sulla mobilità sostenibile secondo voi? Lo aspettiamo tutti con ansia, sinceramente. Credo che quelle dichiarazioni di FCA finalmente potrebbe esserci una svolta anche da questo punto di vista. Ripeto però, quello che sta facendo Enelix è non aspettare gli incentivi. Quello che sta facendo Enelix è quello di muoversi per prima, iniziare noi ad investire su dei soldi, ok? Parlare di un investimento di 100 milioni, 300 milioni di euro per un'azienda, anche se un'azienda come Enelix
è un qualcosa di molto forte e importante, vuol dire che ci crediamo davvero, e ci crediamo davvero nel momento in cui Enel fa una società che si chiama Enedix, che si occupa di fare solo questo mestiere qui, di andare a muovere e promuovere la mobilità elettrica, di andare a integrare sul territorio nazionale soluzioni innovative. E questo secondo me è molto molto più importante, forse anche degli incentivi che probabilmente arriveranno e li stiamo aspettando ovviamente. Certo, c'è grande interesse, ma intanto incominciamo a usare i fondi europei che ci sono. Ricordiamo che la mobilità elettrica è incentivata all'interno di grandi misure dal programma quadro sulla ricerca e sviluppo, il pacchetto energia circolare e infiniti altri fondi. E qui devo dire che questo progetto, rivolgendosi in particolare alle periferie, potrebbe accedere anche a fondi europei sullo sviluppo e sulla coesione sociale, il FESR. Quindi io dico che bisogna lavorare con altri partner europei, la prossima sfida, Leonardo, lavorare con partner europei, perché i progetti europei si fanno con 3-4 player europei, e sono certa che ci siano partner europei con cui potete lavorare, e nel momento in cui avrete anche delle partnership forti europee potrete avere accesso anche a questo genere di situazioni. Sì, mi dai proprio via per ricordare due cose importanti. Oggi sono qui presenti dei presidenti di consorzi industriali, sono presenti dei operatori tecnici e finanziari di altissimo livello, i principali del paese, e Banca Intesa San Paolo già sta finanziando il nostro progetto, il nostro piano industriale. Hanno fatto una riunione di 5 minuti di orologio per decidere l'investimento sul nostro piano industriale, perché è bastato vedere e rendere la relazione d'apertura per avere poi da Banca Intesa San Paolo, quindi la nostra, diciamo così, banca di riferimento, un investimento integrale, per esempio, dell'esposizione che stiamo avendo oggi. Quindi sicuramente la gestione tecnico-finanziaria di questa fase di transizione e il contributo che vengono da alcuni revisori contabili di altissimo livello che ci abbiamo qui presente il dottor Gobbo, che è uno dei principali che sta collaborando con noi già da tempo su queste iniziative, sicuramente aiuteranno a realizzare e a veicolare questa importante iniziativa. Però diciamo che su Banca Intesa San Paolo c'è la nostra scommessa industriale. Passiamo il microfono allora all'ingegnere Ruggero Ricchioni. Come mai avete creduto in questo progetto e cosa ne pensa? Allora, sicuramente il progetto è legato a una controparte per noi che è un cliente consolidato, gruppo solido da tanto tempo. Questa è una cosa importante, perché effettivamente, cioè, vorrei togliere i dubbi dal fatto che non facciamo le decisioni di finanziamento 5 minuti normalmente. Già conoscevate il cliente per questo. Non tanto, più che altro per riassicurare tutti quelli che gli mettono i soldi, poi non c'è, c'è sempre da guardare quest'altra parte. Io lavoro al Centro per l'Innovazione di Intesa San Paolo. Intesa San Paolo Innovation Center è una società dedicata a progetti innovativi, e con questo problema di finanziare l'innovazione che ci sono quotidianamente. So quanto è difficile trovarsi di fronte a realtà che non sono appunto consolidate e affezionate, ma dei ragazzi che hanno appena cominciato l'iniziativa, so quanto è difficile poter supportare quel tipo di iniziativa. In questo caso siamo in una situazione molto diversa. Questo, se mi permettete, fare un breve excursus, è una situazione in cui il progetto potrebbe addirittura risultare promotore dell'innovazione e dell'innovazione, cioè questo tipo di progettualità qua. Che può stare in piedi e permettere a automobili elettriche di potersi caricare in un contesto che funzionerebbe comunque come punto di vertica, di sicurezza e di qualità. Questa secondo me è una caratteristica che i progetti innovativi hanno quando poi hanno successo. Il principio è quello della barriera corallina. La barriera corallina è un ecosistema che nasce in una delle zone più desertiche che possiamo immaginare, perché nasce in mezzo all'oceano, dove la quantità di concentrazione di vita è assolutamente minima. Lo sviluppo di infrastrutture, che sono tutte queste scogliere, in cui si creano degli ecosistemi
permette di sviluppare una serie di soluzioni che si valorizzano e creano sinergia una con l'altra. Questa tipologia di infrastrutture qua, che unisco il servizio al cittadino, l'utilizzo al consumo e la sicurezza e altro, sono delle situazioni che possono consentire lo sviluppo di qualcosa di nuovo, che è la mobilità elettrica, che oggi come oggi è una cosa che sta partendo, su cui abbiamo necessità di vedere un player importante partire, perché è necessario creare una base, applicare tutto quello che possono essere finanziamenti e agevolazioni che sono comunque tante cose che sicuramente accelereranno. Quindi dal punto di vista nostro sicuramente poter vedere che cosa sta facendo. Bene, che bello esempio, quindi siete una barriera corallina nel mare della sostenibilità. Veramente un bellissimo augurio. Io direi facciamo un giro finale con diteci quello che volevate trasmetterci e non abbiamo detto. Professore, prego. No, intanto questa cosa della barriera corallina è bellissima, è poetica direi. La barriera corallina però è anche molto delicata. Allora, quando nascono nuove strutture è la fase più delicata della crescita. Bisogna stare attenti a vari fattori. Però c'è la vita che nasce. Allora volevo anche dire che noi siamo un paese che si sta rilanciando, secondo me, perché le idee stanno rivenendo fuori, è noto, non so perché, una crescita di entusiasmo, soprattutto per quanto riguarda me la tecnologia, l'innovazione tecnologica può essere un elemento della barriera, non l'unico, ma un elemento. E volevo anche dire che i nostri ragazzi, io faccio il professore universitario, quindi devo anche avere un'attenzione alla formazione, no? dei giovani ingegneri, i nostri ragazzi stanno trovando in questo settore un grandissimo scenario di interesse personale, di crescita professionale, al punto anche che nascono una rappresentata le cosiddette start-up spin-off. Se non c'è la barriera che le sostiene, che l'amico della banca annuisce perché poi ci sono anche i fattori economici, se non c'è la barriera che le sostiene diventano, scusate la parola, fuffa, aria fritta, numeri che stanno da qualche parte. Abbiamo fatto 15.000 start-up, poi l'anno dopo, tre mesi dopo, sono morte tutte e hanno prodotto 3 apps. Allora, se invece c'è la barriera, attirano i pesci colorati, diventano cose che nascono e vivono, come noi stiamo provando a fare, no? Perché qui c'è anche un altro spin-off che stiamo lavorando. Ti lascio la parola. Benissimo. Grazie. Forse per l'ultimo. Allora, tra l'altro questa idea dei talenti è molto importante, professore, perché l'Italia ha bisogno di talenti, ma i nostri giovani, voi che siete giovani, ecco, me lo potete confermare, sono molto interessati alla sostenibilità, quindi preferiscono lavorare in aziende sostenibili anche dove guadagnano meno, piuttosto che andare a lavorare anche in multinazionali di altri comparti che non hanno quei valori etici, quella spinta green che loro invece sentono fortissima. Quindi questo settore della mobilità sostenibile, del vending sostenibile, può avere grande appeal anche da parte dei nostri giovani. Enel cerca sempre nuovi talenti, cerca sempre di stare sulla frontiera dell'innovazione, ora lei in particolare sulla mobilità sostenibile. E qual è l'ultimo messaggio che ci vuole lasciare? Beh, l'ultimo messaggio che vorrei lasciare, anzi mi ricollego a questa parte qua dei talenti, perché mi piace. E quello che mi piace raccontare è che a me piace lavorare nella mia azienda. È un'azienda che ci crede, è un'azienda che vuole fare davvero le cose, è un'azienda che sta investendo tantissimo e noi per primi sentiamo questa voglia da parte della società, della nostra società, di crederci, di fare delle cose, quindi si lavora anche se stressati, forse si vede dal volto, però si lavora alla sera felice, sei contento di aver fatto qualcosa, di aver dato qualcosa al sistema Italia. Sei contento perché stai facendo qualcosa di davvero utile per tutti e Enel, appunto, il messaggio che voglio passarvi è questo qui, ci sta credendo, ci stiamo credendo pesantemente, ci stiamo credendo tutti
e credo che la mobilità elettrica da qui ai prossimi davvero 2 anni secondo me avrà un grosso esito. Benissimo, grazie, auguriamocelo. Presidente, saluti finali, Presidente Leonardo. Allora io voglio sottolineare che questo dibattito oggi ha rafforzato molto il nostro pensiero nel proseguire questo progetto con maggior intensità, perché è un progetto credibile da tutti, è un progetto che noi ci crediamo e tutto ciò porterà insieme a Leonardo Valle a sviluppare tutti i nuovi progetti innovativi che andranno sempre a migliorare il progetto totale di questa iniziativa. Io ringrazio tutti quanti voi di essere stati qui presenti. La parola finale a Leonardo. E allora chi sono? Chi sono? Chi è la squadra? E quindi un attimo di attenzione a tutti voi della squadra, perché vi sto ringraziando. E quindi inizio da quella bellissima startup nata dal mondo universitario che è Sister Thomas, abbiamo qui l'amministratore e diversi esponenti, quindi l'avvocato Adonisio ed altri. Ringrazio la Sapienza nel suo complesso, perché se possiamo portare avanti queste iniziative perché vengono formati dei talenti all'interno delle nostre università, e ce lo dobbiamo ricordare quando ne parliamo non tanto bene. Voglio ringraziare un'azienda che ha fatto dell'efficientamento energetico la sua missione, quindi la Green Action, con il suo amministratore unico, la Longa, e uno degli architetti di punta, il nostro Nicco, che stanno lì. Volevo ringraziare la Axet Group, che ha permesso la evoluzione telematica, informatica, audiovisiva della nostra azienda, che è su tutti i social, ha un'app dedicata e riesce a mostrare in virtual reality show le sue strutture. Ringrazio la Stratego Web, che ha fatto un lavoro enorme di, diciamo così, integrazione di sistema, e ha permesso che funzionasse tutto il canale informativo tra tutte queste diverse realtà. Ringrazio tanto l'industria, che sarà leader nella costruzione dell'outdoor e quindi poi a servizio delle grandi iniziative infrastrutture del paese, che è la Toscana Lamiera Industria, che abbiamo qui il vicepresidente e responsabile del commerciale. Volevo alla fine ringraziare i partner istituzionali e effettivi del progetto, la Banca Intesa San Paolo e Enel. Ringrazio tutti i collaboratori instancabili della Dia Design, che hanno dimostrato di essere persone di valore e di qualità. Ringrazio la passione, la voglia di stare sempre sull'innovazione del fondatore e del presidente dell'azienda, che è Dino Correa. Ok? Complimenti a tutti. Grazie Laura. Grazie. Flaviana Facchini, il nostro instancabile dell'ufficio stampa, la voglio ringraziare per il dove è. Fantastica, e grazie tante per la fortuna. Grazie. Grazie, vado a indossare gli occhiali della realtà virtuale, perché voglio vedere nel vostro stand, nell'altro stand, in realtà virtuale, come verranno queste installazioni. Ci abbiamo anche, visto che è diventata quasi ora di pranzo, il nostro buffet a qualche minuto disponibile presso il nostro stand. Grazie. Benissimo, grazie.